così che si finisce l'anno. Ecco, ho fatto il mio. Ora metto anche un bel pepepepe sul posto, perché concludo alla grande. È in diretta con noi Irene Fornaciari. Irene, ciao! Ciao, ciao a tutti! Ma che bello, guarda, sono proprio felice, te lo dicevo un istante fa, concludere così l'anno non ha prezzo. Io ho raggiunto il mio traguardo, è un onore. Addirittura! Ma sì, sono proprio contenta. Come stai, Irene? Guarda, scusate la voce nasale, ma ho un pochettino di influenza, ma come meglio tutti. Che mi sia venuta adesso, così almeno mi faccio gli anticorpi per essere super a posto a febbraio. Guarda, comunque... È un periodo così, c'è questo freddino pungente, quindi noi ovviamente ti facciamo tanti tanti auguri di pronta guarigione, perché ti devi caricare alla grande. Siamo qui per parlare con te di musica. Io alla fine dell'anno, come tanti poi, faccio un po' di consuntivo, di riepilogo, cerco di buttare via tutte le cose negative, tutte le cose che non sono andate bene, e tengo quelle belle, quelle che mi fanno bene al cuore. Com'è stato questo 2016 per Irene? Ma guarda, per me quest'anno è stato bellissimo, perché appunto sono partita col Festival di Sanremo come evento, diciamo, più importante dell'anno, e ho portato comunque in giro il mio disco, sul quale ho lavorato tantissimo, e tu lo sai. Lo so. E quindi, insomma, sono riuscita a far conoscere la mia musica sempre a più persone. Questo per me è il mio scopo, insomma, cercare di far arrivare la mia voce, la mia musica a sempre più persone. Ci sono riuscita, ho fatto i miei concerti con la mia band, insomma, un anno per me è bellissimo, sai, poi per me la musica è tutto, il mio lavoro è importantissimo, e se riesco a farlo bene, come mi prefigo di fare, io sono soddisfatta. Poi, come hai detto te, tutte le cose brutte vanno lasciate un attimino da parte, bisogna cercare veramente di focalizzarsi sulle cose belle, no? Quindi non voglio essere una di quelle che dice speriamo che il 2017 sia migliore, il 2016 è da cancellare. No, assolutamente. Speriamo che il 2017, con quello appunto che abbiamo fatto nel 2016, porti delle cose ancora di più che diano soddisfazioni, ecco. Chi semina raccoglie, cara Irene. Esatto. E quindi è il momento. Io ho una sorpresa per te. Un minuto te la lancio, così ce l'ascoltiamo insieme. Senti qua. Elisa e Irene Fornaciari. Cuore in gola per te, Irene, ma com'è stata quell'esperienza? Che ho i brividi alti così, mamma mia. Guarda, è stata un'esperienza bellissima. Avevo già suonato all'Arena di Verona, perché avevo aperto un concerto di Zucchero, non so se lo conoscete, un certo Zucchero. No, io seguo te, basta, quindi non so, poi un emergente che magari ospiteremo chissà quando, ce ne occuperemo forse. E quindi, insomma, suonare all'Arena è sempre una grande emozione, perché è un luogo magico. Quella sera lì ero a duettare con una delle artiste mie preferite, cioè io ho sempre adorato Elisa, è una voce veramente unica, e insomma
riuscì ad amalgamare le due voci, era il mio intento più grande, perché insomma da tanto, non sai quando fantastici dici, sì, come sa mai se riuscirò, se succederà di fare un duetto con Elisa, soprattutto in un pezzo che io adoro, che è Luce. E insomma quella sera lì questo sogno si è realizzato e le voci si sono veramente amalgamate bene, visto che cercavo di fare tutte le armonizzazioni, no? Bellissimo, bellissimo. Infatti anche poi, tra l'altro, vabbè, il boato del pubblico che cantavano la sua canzone, cioè, si sentiva fra un po' più il pubblico della mia voce, ed è stato stupendo veramente. Poi ovviamente lo scopo della serata era bellissimo, perché appunto i soldi andavano per aiutare insomma i centri di antiviolenza, certo, contro il femminicidio, e quindi è stata una di quelle serate, come del resto era stato anche Amiche per l'Abruzzo, sì. Cioè è stato bellissimo, ecco, perché sei lì per uno scopo ben preciso, non ci sono rivalità, non ci sono... Sì, c'è quella tensione, però la tensione quella giusta, proprio per l'emozione di essere lì, esatto. E quindi insomma è stato uno di quei momenti che conserverò nel cassettino dei miei ricordi migliori. Infatti è così, quindi tanto onore a Fiorella Mannoia e a Loredana Bertè, che sono un po' state le fautrici di tutto, esatto, l'evento, queste donne in arena, poi questa atmosfera che avete creato, brave, veramente brave. Pensa che durante quel concerto delle tue fan sono partite qui dalle nostre zone, e tanto per farci soffrire ci inviavano delle piccole dirette via Facebook dicendo guarda e mannaggia, ma sto guardando. Quindi è un piacere poterti dire grazie per quello che hai fatto, per il tuo contributo, così come per le tue colleghe. Ed ora la magia della musica, che regala delle perle straordinarie, ti porta a rappresentare l'Italia ad uno dei festival più importanti, se non il festival più importante dell'America Latina, il 58esimo festival di Vigna del Mar. Hai, esatto, un ruolo assolutamente importante, Irene. Pensa che l'Italia ha vinto 10 edizioni di questo festival, che è anche gemellato con il festival di Sanremo. È un'emozione anche questa, penso. Sicuramente una grande responsabilità, perché insomma rappresentare l'Italia è da una parte veramente molto stimolante, dall'altra è insomma un pochettino ho paura, no? Perché devo rappresentare l'Italia, devo essere in forma, ecco. Sì, mi sento, sì, questa responsabilità di dover dare il mille per mille, e sarà bellissimo, anche perché io da tanto che ho così in testa di portare la mia musica anche fuori dall'Italia, no? Quindi portarla addirittura oltreoceano per me è una soddisfazione grandissima. Porterò tra l'altro uno dei pezzi dell'ultimo disco, perché il regolamento appunto prevede che si possano portare dei pezzi editi, quindi porterò Questo Tempo, che è uno dei pezzi del mio ultimo disco che preferisco, che sento di più, e quindi sono tranquilla, non vedo l'ora veramente di, perché mi hanno detto anche che il posto dove sarà questo festival, la Quinta Vergara si chiama, il posto, sì, tiene 45.000 persone. Mamma mia! Sicuramente una botta emotiva incredibile. E poi in diretta, sì, televisiva, è una cosa. In diretta televisiva, e poi tra l'altro appunto ne avevo già sentito parlare da tanto, ovviamente, perché il festival è molto conosciuto, sì, è uno dei più importanti appunto del Sud America. Però avevano partecipato gli anni scorsi dei miei amici, cioè 2 anni fa partecipò Michele Cortese, che vinse, e mi disse appunto, quando lo incontrai, quando ritornò in Italia, mi disse che fu un'esperienza indescrivibile proprio. Mi ha detto: Irene, guarda, se provaci, perché veramente ti rimarrà nel cuore questa esperienza, perché poi l'Italia là è veramente cioè stimata, gli artisti italiani sono stimati tantissimo. E noi in Italia siamo snob, sai. Entusiasmo anche, no? Sì. Proprio amano la musica tantissimo proprio, quindi si viene trasmesso questo entusiasmo incredibile, appunto. Quindi anche Michele Cortese mi diceva:
se mai lo farai vedrai che sarà un'esperienza incredibile. Sei già carica, quindi ti ha caricato, sì, perché sì, esatto, il calore latino non è esatto. un detto a caso, quindi esatto. chissà che bello poterti seguire. Io ho sbirciato un po' sul sito ufficiale del Festival di Vigna del Mar e ho trovato il tuo testo tradotto, e questo se necessita, ora la mia lettura sarà da sbellicarsi, comunque se necessita apprender a intendere l'amor antes che sia demasiado tarde, sia chiara sta cosa, e vorrei sentirla anche in questa versione, magari la fai anche in spagnolo o in guarda, cileno. Quella è proprio una versione tradotta letteralmente, quindi non è con Google cantabile. Traduttore l'han fatta questa esatto, mi sa anche a me. Però ci stiamo pensando, noi in realtà rappresentando l'Italia non mi hanno chiesto di tradurre una parte in spagnolo, però per me poteva essere carino e quindi insomma lo stiamo valutando. Magari per i tuoi fan, dai, per i tuoi fan latini, e anche noi apprezzeremo tantissimo magari una versione nuova del tuo splendido lavoro che veramente rimarrà tra le nostre perle del 2016, Irene. Questo tempo, ma prego, guarda, è un piacere. Questo tempo, dicevi, una canzone che ti rappresenta, hai voglia di approfondire un attimo di più, cosa c'è dentro questa canzone, Irene? Guarda, questa canzone è una canzone che innanzitutto riesce veramente a tirar fuori sia il mio lato più dolce, più delicato, che non quello più grintoso, perché sai che te che mi conosci, insomma, sai che sul palco io do tutta me stessa e quindi cavoli. Viene fuori spesso sia il mio lato più appunto dolce che non quello un po' più rock e grintoso, quindi questa canzone riesce veramente ad unire queste due cose. E poi per quanto riguarda il testo e diciamo il significato di questa canzone è quello su cui baso un po' tutta la mia vita, cioè ora così è sempre difficile spiegare le canzoni lo so perché si tende a essere sempre un po' limitanti ecco nella spiegazione, perché poi sai che ognuno la canzone la interpreta a modo suo. Comunque questa canzone di base dice questo, cioè cercare di vivere delle cose più semplici, no? E di coglierne appunto l'essenza senza troppi orpelli, senza troppe sovrastrutture, ecco, cercare di vivere delle cose più semplici. Anche l'inciso, il ritornello che dice bisogna imparare a comunicare anche senza parlare, no? Significa che bisogna vivere dei sensi, di sguardi, di percezioni, che a volte si parla, si dicono tante cose, no? Si possono dire, però poi alla fine il succo. È veramente scarso, cioè un succo proprio piccolo. E quindi, ecco, sento un po' questo della canzone. Ripeto, poi per me è sempre molto difficile spiegare le mie canzoni, perché è un po' come limitare un po' tutto. Sì, poi ognuno le vive sulla sua persona e ognuno di noi magari ha la sua preferenza, però sentirlo raccontare da te ovviamente ha un po' più di significato. Irene, non si fanno gli auguri per quello che deve venire, ma ti seguiamo, stai tranquilla che noi saremo incollati con tutti i mezzi possibili per supportarti, e magari più in là ci faremo un po' raccontare come sono andate le cose. Immagino che in valigia, visto che in Cile è piena estate, quando andrai a partecipare a questo festival metterai i costumi da bagno, ti godrai queste località bellissime, e noi saremo lì a vedere che succede. Ma grazie mille, anche se mi hanno avvisato, mi hanno mandato una mail che la sera là è molto freddo, che arriva addirittura a meno a un grado, quindi addirittura un'escursioncina esatto. Vabbè. Quindi insomma ci sarà questa escursione, ma siamo preparati anche per quello, quindi cappotti pesanti e costumi insieme. Curiosità. Tempo. Noi ovviamente ci ascoltiamo Questo Tempo di Irene Fornaciari, e un abbraccio grande così per un buon 2017, Irene. Grazie mille, un bacione a tutti voi, siete fantastici. Grazie, ciao. Ciao.